Casal Pustellengo in campo con Spisso, Diouf, Donzelli, Costa e De Lillo, mentre Spisso inventa due punti del livello 6. Atletico superiore rispetto agli altri suoi compagni di squadra, recupera l'imbalzo e adesso Casal Pustellengo ha il pallone del potenziale meno 1, se ne incarica Spisso. E adesso è Buffo che chiama timeout. Ma pensa a te com'è la palla a canestro. Bravissimo, 14. Portato le voci in parità. Ascolta, c'è la Sardegna che ci sta seguendo, perché ci sono i tifosi di Spisso che ci chiamano da Sardi, che ci scrivono da Sardi. Derby sardo. Sardo. No? Io perdo Marcon a metà campo, viene abbattuto. Ma no, è evidente il fallo. Però Donzelli prova a punire. Donzelli! Questa zona per più la Assigeco. Sì, abbozza un pressi tutto campo. Marco si gira, ma si gira dalla parte sbagliata, perché c'è Spisso nella zona delle operazioni lì, e ancora una volta Spisso va in contropiede, nessuno lo segue. È quello che dicevo prima, lenta in fase di transizione offensiva, Casal Pustellengo, bene per i ragazzi di coach Carrea. 5-2, l'ultimo Spisso, tiro in corsa di assoluto talento di Marco Spisso. Che partita già, più 2 Venezia, ma partita clamorosa, punto a punto, 1.45 al termine. È la finale che abbiamo sognato. Cosa voleva fare Guarisse? Fermatelo, cosa voleva fare Guarisse? Qui, se, cioè, l'ho visto alla nostra altezza, è da qui. Questo chiudendo una palestra, tiene Spisso, più time out immediato, chiamato Spisso, da... Spisso non ci sta, canestro di Cocones di Spisso. Chiudete Ghissè in una palestra a chiave, non fatelo più uscire per 3 anni. Ah, è mia. Consegnato da Re Venezia in Serie A per 3 anni, perché cosa ha fatto qua? Qui sempre l'ho sbagliato, io ti chiedo cosa ha fatto Spisso? Sì. Ha fatto un canestro sotto le ascelle dei difensori in estensione per il meno 4 minuti alla fine. Se Casal Pustellengo ha quella qualche chance, lo deve a lui. Sicuro? Ha fatto una gran partita comunque Spisso, ha fatto un bel secondo tempo. Ribadisco il concetto, canestro di Cocones di Spisso, che ha realizzato 2 punti per il meno 4 Assigeco. 64 secondi al termine, De Lillo 5, Spisso 12, Rossato 3, Iannelise 4, Donzelli 18, Costa 8, Vencato 4, Diouf 2. Iannelise 4 punti, 7 rimbalzi, ma 2 su 7 dal campo. È una partita da ragioniere, cioè lui è una stella. Vencato e Rossato, meno 6 di valutazione complessivo. Il basket non è solo nei numeri, ma è tanto nei numeri, mentre anche se comunque Donzelli fa 2 su 3 e tiene a meno 2 i suoi, 41 secondi al termine, non è finita ragazzi, c'è ancora una vita da giocare, la partita ancora in bilico. Guissé, serve Marcon, guarda Guissé cosa ha combinato. Stato a Lodi, Spisso, Casal Pustellengo per Spisso, pareggia quota 60, che belle cose, che bello sport, la palla canestro, mamma mia, meraviglioso finale, Marco Spisso ha portato di peso la Assigeco alla parità a quota 60. Zennaro va anche da Pecorino, commette la ripartizione di Prassi, clamorosa, chiede gala all'Assigeco il possesso a 13 secondi dal termine, che può valere la finale scudetto. Non ti Spisso, credo, enorme Spisso, tantissimo Spisso, assolutamente. Adesso Buffo inquadrato dalle nostre telecamere cerca di perdonare la sua causa, ma assolutamente Zennaro se lo prende lui. Ma sarebbe anche forse un po' giusto. Vediamo, 13 secondi, Franz. De Lillo, c'è il doppio blocco di Donzelli e Iannelise per liberare proprio Spisso, che esce come seconda opzione. E allora palla al numero 11, che avrà 10 secondi e 1 contro 1. La palla di una vita, eh? Contro Marco, giusto così. È la palla di una vita. Due giocatori, uno contro l'altro. Spisso contro Marco. Spisso, tiro frontale e tiro 3 sbagliato. Iannelise! È buono! Incredibile! Iannelise! Incredibile! All'Assigeco lo scudetto! Giga! Iannelise! L'abbiamo detto!
Sampdoria ha fatto niente, la partita dalla giornata di Giga Janelic, è proprio lui. Oh, la pelle d'oca, viene da piangere per Venezia, viene da piangere per Casampur. Cosa ha fatto Spisu? Se l'è giocata da paura, ha fatto la cosa giusta, l'ha attaccato, ha preso un tiro a meno due secondi per avere anche un rimbalzo possibile. Rivediamolo qua, vediamolo se è buono. È buono ragazzi, è buono, è buono, quella mano di Vintera lì, è buonissimo il tapping di Janelic, incredibile, gli arbitri incredibile. Allora Sigeco Casal Pusserlengo è la squadra campione d'Italia Under 19 2013-2014 dedicato a Coach Carrea.